Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentornati su Veie Games con Heavy Rain. Proseguiamo la storia. Il bambino è stato rapito. Lui è Shelby, l'investigatore privato. Sì, è brutto, però questo c'era. Tre martedì, 35,4 mm. Sera. Buonasera a lei. Posso aiutarla? Lo spero proprio. Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato, e indago sull'assassino dell'origami. Vorrei farle qualche domanda. Mio figlio non c'è più, signor Shelby. Non ho altro da dire. L'assassino ha rapito un'altra vittima. Un bambino di 10 anni, come suo figlio Reza. Ho solo 4 giorni prima che trovino il suo corpo in qualche zona dismessa. Nessuno ha fatto niente per salvare mio figlio. Ora, se non le spiace, può anche uscire. Anch'io ho perso qualcuno. So quello che prova. E allora capirà che non voglio parlare di questa storia. Ha degli inalatori. Sono senza. E almeno non me ne vado di qui proprio a mani vuote. In fondo al negozio, a destra. Grazie. Buonasera. Stava cercando qualcosa in particolare? Dammi tutto quello che hai. E non fare cazzate. Apri la cassa, stronzo! I soldi sul bancone! Merda, ma sei sordo! La vuoi aprire quella cassa del cazzo? No, signore. Non ha il diritto di portarmi via questo denaro. Ho lavorato sodo per guadagnarlo. Non può farlo. Cosa dici? Tu sei malato nel cervello. Non lo capisci? Io ti ficco un fottuto proiettile in mezzo agli occhi se non fai quello che ti dico ora! Non girarti. Non dovrebbe rubare i miei soldi, signore. Quelli sono miei. Se ora vuole uscire prima che sia troppo tardi... Cazzo, brutto stronzo, apri la cassa! Guarda che ti faccio fuori! Grazie infinite, signore. Chissà cosa sarebbe successo se lei non fosse stato qui. Almeno non sono venuto per niente. Arrivederci. Quando mio figlio Reza scomparve, ricevetti una lettera con la chiave di un armadietto. Dentro l'armadietto trovai questa scatola. Non riesco a capire cosa significhi, ma deve essere una specie di messaggio dall'uomo che ha ucciso il mio Reza. Posso? La prego, prenda questa scatola, potrebbe tornarle utile. Non mi ha aiutato a salvare Reza, ma forse aiuterà lei a trovare l'altro ragazzino. Signor Shelby? Stavo incominciando a pensare che non ci fosse nulla di buono in questo posto. Evidentemente mi sbagliavo.
però quello si è portato. Vabbè. Madison. Non si asciuga neanche. Si rimette gli stessi mutanti.
Qui c'è qualcuno. C'è qualcuno nell'appartamento. Il telefono sulla scrivania. Potrei chiamare aiuto. La porta d'ingresso è l'unica via d'uscita. Se riuscissi a raggiungerla, potrei ancora farcela. Ah!
Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Devo andarmene e scoprire che cos'è questa ricevuta.
pulsanti, per questo uso la tastiera. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Jason! Papà! Jason! Oh, un pazzo. Papà! Jason! Jason! Papà! Jason! Fila 18, cassetta numero 3.
Aiuto. Papà. Son. Dove sei? Ho tanto freddo. Papà. Papà. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. Non agisce d'impulso, ma pianifica le sue azioni con estrema perizia. Non ha niente di personale contro le sue vittime. Per questo copre i loro volti con il fango. Li rende anonimi. Allora perché li uccide se non ha niente contro di loro? Per lui sono solo un'immagine, un simbolo. Forse è per questo che lascia sui corpi un origami e un'orchidea. Sono regali, per scusarsi di quanto ha fatto. Interessante. E questo a cosa ci porta? Il modo migliore per scovare un predatore è conoscere le sue abitudini. Sì, magari in un romanzo, ma qui stiamo parlando della vita di un bambino. Continui, Jaden. Poi ho studiato la distribuzione geografica degli omicidi. Di solito un assassino commette il primo omicidio dove vive, in modo da avere un luogo sicuro in cui rifugiarsi in caso di imprevisti. Più diventa sicuro di sé, più si allontana dalla sua base. Ora, analizzando i luoghi in cui sono scomparse le vittime, ho isolato una zona in cui potrebbe vivere l'assassino. E che dimensioni avrebbe questa zona? Per ora, circa 10 miglia quadrate. Oh, bene. Ci abiteranno 10.000 persone in un'area simile. Vuole interrogarle una per una? Non abbiamo l'indirizzo dell'assassino, ma è sicuramente un inizio. Blake, se lei ha un piano migliore, la sto ascoltando. Su, coraggio. Sono tutto orecchi. Un dettaglio ha attirato la mia attenzione. L'intervallo di tempo tra il momento della scomparsa e il ritrovamento del cadavere varia da 3 a 5 giorni. Ma il livello della pioggia si aggira sempre intorno ai 150 mm. Ma è questo che significa? Le vittime vengono affogate nell'acqua piovana. L'assassino uccide solo in autunno, quando piove molto. Forse segrega le sue vittime in una specie di pozzo a cielo aperto che gradualmente si riempie di pioggia. Più piove, meno tempo la vittima resta in vita. Qual è la prossima mossa? Ci sono due sospetti i cui profili psicologici potrebbero avere un collegamento con la zona di intervento. Vorrei interrogarli. Ah, cazzo. Stiamo solo perdendo tempo qui. L'assassino è là fuori e dobbiamo alzare il culo e andare a cercarlo. Blake, ne ho abbastanza delle sue stronzate. Stai inseguendo questo tizio da quanto? 2 anni? E che cosa ho ottenuto, eh? Niente! Assolutamente un cazzo di niente! Cosa crede di riuscire a fare meglio di me con una laurea in psicologia e quei suoi occhialetti? Beh, amico, non gli serviranno a niente quando sarà davvero il momento di entrare in azione. Lei è solo uno stramaledetto federale. Io sono qui per trovare l'assassino. Ed è esattamente quello che farò. Con o senza il suo aiuto. Brutto stronzo! Basta, finitela! Ha detto che uccide sempre con 150 mm di pioggia. Quanto tempo ci rimane? Se le previsioni sono esatte, meno di 72 ore.
Nessuno. Abbiamo soltanto perso tempo. Forse dovremmo comunque dare un'occhiata. Ma non c'è nessuno. Adesso sì. Non sono sicuro che sia una cosa legale. Chiami la polizia. Nathaniel Williams sembra un tipo piuttosto devoto. È un povero imbecille timorato di Dio, che attende la fine del mondo. Lo abbiamo interrogato pochi mesi fa, per disturbo della quiete pubblica nel parco. Se ne andava in giro allucinato. Sentiva delle voci. In quella sua testa bacata era convinto che io fossi l'anticristo venuto sulla Terra per perseguitarlo. Un vero idiota. Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Agente Norman Jayden, FBI. Vorrei che rispondessi ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30? Qui. Ero qui, stavo pregando. Tutto il giorno. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? La mia unica occupazione è pregare Nostro Signore Misericordioso per la salvezza dell'umanità. Come mai tutte queste croci? Ha paura di qualcosa? Il momento è vicino. E l'ira del Signore si abbatterà sui popoli. Mi sto preparando alla fine del mondo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Che cosa ti dice, Blake, Nathaniel? Ma che diavolo fa? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Ti ordina di trovare nuove prede, vero?
Gliene servono di più, eh? Sempre basta di così. Più. Lo lasci in pace. No. No. Non devi nominarlo o lo evocherai. Ti ha detto di prendere quel bambino. Merda, Carter, ma le ha dato di volta il cervello per tutta la notte. Volevi che smettessero, non è così, Nathaniel? Basta. Zitto, basta. E tu hai obbedito per farle smettere. Hai preso quel ragazzino e l'hai affogato, non è così? No. No! Basta! Basta! Li hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi? Bastardo! Tu sei l'anticristo! Giù la pistola, Nathaniel! E ti rifugierò da tuo padre all'inferno! È il figlio di Satana! È giunto sulla terra per distruggerci! Per l'amor di Dio! Gli spari! Gli ho sparato. Già, pare proprio di sì. Beh, non mi mancherà. Avanti, andiamo. Poteva andare peggio. Ma io, dopo aver ammazzato questo, penso che mi saluto. Adesso partiremo con Shelby, ma lo vedremo il prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti.